Bentornati, siamo arrivati a vedere lo strumento toppa, che come potete vedere è un sottostrumento del pennello correttivo al volo che abbiamo visto nello scorso video. Questo strumento si presenta essenzialmente come uno strumento di selezione, anche se poi quelli che sono i suoi effetti vanno a essere abbastanza incisivi, e questo strumento purtroppo funziona solo in maniera distruttiva. Questo strumento ci permette di selezionare un'area che non ci piace e ci permette di trascinarla in un'area che possiamo considerare sana. A questo punto lasciamo andare e vediamo che la nostra imperfezione è sparita ed è stata sostituita dalla texture del punto in cui andiamo a depositare. Quindi è uno strumento che sembra semplice ma che è comunque molto potente e ci permette di avere degli ottimi risultati, purtroppo distruttivi. Quindi quando si lavora con questo strumento in realtà sarebbe buona norma duplicare il livello su cui si sta lavorando in maniera tale da conservare sempre una copia dell'originale sotto. Vedete che è molto efficace, noi possiamo fare delle selezioni più o meno precise e una volta che abbiamo chiuso le nostre selezioni possiamo andare a spostare gli elementi che vogliamo eliminare dalla nostra immagine. Ecco, vedete che se lo vado a spostare qui entra in gioco un'area che non ci va più bene, quindi dobbiamo rimanere entro i confini di un'area sana, come dicevo prima. In questo caso rimane un pezzettino di logo che noi non vogliamo, però quello che succede a questo punto è che noi eliminiamo questa selezione, ne facciamo una seconda, più piccola questa volta, andiamo a sostituire questa volta più in basso così anche il colore ci aiuta un pochino, andiamo a sostituire questa parte che ha sbavato, questo strumento ogni tanto sbava, ecco, e vedete che abbiamo ottenuto una sfera perfetta senza logo e abbiamo mantenuto intatta la texture. Strumento molto carino, è importante sapere che c'è, non lo si usa spessissimo, però quando capita è molto utile, vi consiglio di tenerlo a mente. Bene, grazie per l'attenzione, rimanete sintonizzati, lasciate un like o un commento se il video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima.